Beh, innanzitutto la voce. Dove sta la voce? La voce dell'altro che mi giunge al telefono è altrove. La persona che mi parla sta in un luogo che a volte io posso identificare. Una volta noi sapevamo da dove ci parlava chi parlava con noi: da casa, da una cabina telefonica, da una stanza d'albergo. Adesso è molto più complicato, è in un luogo imprecisato tra Milano e Foggia, per esempio, e si tratta di dare a quella voce un luogo. Ma quella voce non ha un luogo se quel luogo non lo creiamo noi attraverso la conversazione. Dove sei? Che cosa stai facendo? Anche questa è una domanda strana, o anche nel nostro raccontare ci diciamo subito: guarda, sono in viaggio per, o sto per arrivare, o sono qui dietro, sono qui vicino. Queste cose non si dicevano quando i telefoni erano fissi. Il telefono mobile crea questo ulteriore gioco sullo spazio, ci costringe a giocare sullo spazio, ci costringe a renderci conto che in realtà lo spazio in cui noi collochiamo quella voce e quindi quel corpo è un non spazio, un non luogo, un luogo che non c'è, perché la voce è qui, la voce è presente, io la sento, ne sento le inflessioni, ne sento il tono, ne sento la stanchezza, ne sento la gioia. Ma devo anche prestare a quella voce un contesto, devo prestare i contorni, i colori, devo prestare un corpo che conosco, a volte non lo conosco, devo prestare un corpo a qualcuno che non ho mai visto, devo prestare i vestiti, devo prestare insomma l'insieme di quegli elementi che rendono l'incontro reale. Eppure l'incontro qui è reale, nel telefono, al telefono, l'incontro è reale, c'è lo scambio reale delle comunicazioni, dei contenuti, delle passioni, dei sentimenti. Quindi dobbiamo immaginare, e questo ci riporta direttamente all'utopia, immediatamente. Il gioco di Tommaso Moro è quello di immaginare una città ideale, non di dedurla da dei principi astratti. Tommaso Moro non è Platone, anche se lui stesso dichiara di ispirarsi alla Repubblica di Platone. Moro non usa il suo sistema, non usa il metodo della deduzione della città ideale attraverso